La Regione Emilia-Romagna è stata la prima in Italia ad aver adottato una legge di principio per quanto riguarda i caregiver familiari. Purtroppo, per mancanza di competenze dirette, chiaramente è una legge che non riesce ad attribuire sostanziali diritti alla figura del caregiver, però diciamo che elenca una serie di principi condivisibili. Il caregiver, come tutti sappiamo, è una figura fondamentale per le persone con disabilità. È quella persona familiare, convivente o anche semplicemente persona amica che si occupa in maniera costante della persona anziana con disabilità o comunque non autosufficiente. È chiaro che è un impegno costante, continuo, che impiega le persone molte ore al giorno e chiaramente le penalizza per quanto riguarda la propria personale realizzazione professionale, lavorativa, e che molto spesso implica un'intera famiglia, soprattutto per quelle malattie neurodegenerative, ad esempio, che vengono chiamate proprio malattie familiari, proprio perché coinvolgono un intero nucleo familiare. Questo provoca chiaramente, oltre a delle disuguaglianze, un mancato rispetto di quelle che sono le pari opportunità per queste persone, anche ovviamente delle condizioni di stress per il familiare che assiste la persona con disabilità e molto spesso queste assistenze che non sono solo di tipo accudente ma proprio di tipo curante, quindi non parliamo solo di accudimento ma proprio di cura della persona, richiedono anche delle competenze, una preparazione e una durata, dicevo, a volte che dura anche proprio tutta la vita, perché molto spesso quando pensiamo alla persona con disabilità pensiamo o alla persona non autosufficiente, possiamo pensare alla persona anziana o alla persona adulta, e in realtà se facciamo l'esempio delle famiglie che hanno al proprio interno un componente, un figlio magari che soffre di disturbi dello spettro autistico con diciamo facente parte di quella parte di spettro autistico grave, chiaramente permane per tutta la vita. Spesso parliamo del dopo di noi, bisognerebbe innanzitutto occuparci del durante noi. Con questa risoluzione noi vogliamo proprio sollevare questo tema perché ancora, al contrario di quello che esiste già in alcuni paesi europei, non esiste un riconoscimento attivo di diritti attivi per queste persone. Secondo noi il caregiver familiare deve avere dei diritti che equivalgono a quelli delle altre persone, degli altri lavoratori, deve avere una copertura per quanto riguarda infortuni e malattie e deve avere diritto soprattutto anche a una copertura previdenziale, perché è proprio l'impegno costante e continuo per molte ore al giorno del proprio familiare molto spesso costringe queste persone a lasciare il lavoro. Per questo abbiamo presentato questa risoluzione, perché seppur chiaramente il dibattito avvenuto finora è pieno di principi condivisibili, riteniamo sia giunto il momento per le persone con disabilità di poter decidere, indicare anche autonomamente chi sia il proprio assistente continuo, facente parte dell'ambito familiare o comunque dell'ambito dei suoi contatti, una persona di fiducia, preparata, competente e che possa dedicare del tempo. E allo stesso tempo non dobbiamo penalizzare queste persone che, volenti o nolenti, per forza o per amore, e molto spesso le due cose coincidono, devono chiaramente avere gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini. Dobbiamo riuscire a stanziare per queste persone con disabilità e per le loro persone accudenti, mi piace usare anche una parola italiana oltre al caregiver usato in maniera, insomma, al termine anglosassone mutuato dalla nostra lingua, appunto dobbiamo garantire la possibilità di avere gli stessi diritti e le stesse tutele di tutti gli altri cittadini. Grazie Presidente. Evidentemente il consigliere Campedelli era troppo impegnato a vedere cosa fa il Movimento 5 Stelle nelle altre regioni per ascoltare quello che dice il Movimento 5 Stelle in quest'Aula, perché io ho parlato di legge regionale, che è una legge di principi, non una legge nazionale. Non ho parlato della legge nazionale. Parlo adesso della legge nazionale. La legge nazionale che citate voi prevede degli sgravi fiscali, benissimo, prevede l'aumento delle ore di permesso lavorativo. Bene, voi stessi nella vostra risoluzione riportate che la stima del caregiver familiare
svolge mediamente 7 ore al giorno di assistenza diretta e 11 ore di sorveglianza. Quindi significa che dobbiamo dare 7 ore al giorno di permesso ai lavoratori. Perché se la media è questa, diamo 7 ore di permesso ai lavoratori, voglio vedere il mercato del lavoro poi come reagisce. Probabilmente ci sembra più coerente la nostra risoluzione che chiede di attuare delle misure di previdenza sia a livello di tutele di infortuni che di malattia del caregiver, perché purtroppo il caregiver si può anche ammalare. Per caregiver io non ho citato i familiari, ma ho citato anche le persone vicine alla persona con disabilità, quindi la invito nuovamente ad ascoltare le mie parole prima di andare a vedere, a verificare cosa fanno gli altri. E quindi, ripeto, ci sembra più coerente la nostra proposta con quelle che sono le esigenze delle famiglie emiliano-romagnole. Probabilmente voi non vi concentrate su questo aspetto perché, citando anche il terzo settore, avete bisogno di tutelare una certa quota di mercato formata soprattutto dalle cooperative. Per carità di Dio, molte svolgono dei servizi assolutamente utili alla nostra comunità. Peccato che poi, se questi servizi utili alla comunità si riducono per delle persone non autosufficienti in carrozzina, che magari sono sole in casa perché i parenti non le possono assistere, hanno un'ora al giorno di assistenza, quando non hanno le proprie gambe per camminare o non riescono o sono, peggio ancora, immobilizzate in un letto perché magari hanno una malattia neurodegenerativa grave oppure sono dei disabili psichici gravi, con un'ora al giorno di assistenza che va a compensare quelle 7 di cui si occupa invece il caregiver, e quindi torniamo alle 8 ore lavorative, il cerchio si chiude. Allora forse invece di dire ma il 5 Stelle critica la legge nazionale, allora noi diciamo di no perché dobbiamo ossequiarci al governo, magari ragioniamo sui contenuti e cerchiamo di fare veramente il bene delle famiglie che hanno delle persone con disabilità e delle persone non autosufficienti, perché, lo ripeto, con disabilità e non autosufficienti, perché a volte si tratta anche di persone anziane che hanno una disabilità poi indotta ovviamente anche dall'età e magari dal sorgere di patologie conseguenti all'avanzamento dell'età, visto che comunque l'aumento dell'età media della popolazione è una questione da affrontare. Stavo per dire problema, ma non lo voglio chiamare problema, è una questione da affrontare. Ripeto, abbiamo una regione che comunque, nonostante gli sforzi, ha praticamente assistenza domiciliare scarsissima, molto spesso affidata a delle cooperative che fanno i miracoli, o meglio, gli operatori fanno miracoli e spesso sottopagati. Abbiamo delle misure economiche insufficienti perché ci arrivano segnalazioni di persone non autosufficienti che prendono assegni di cura da 15 euro al giorno, e abbiamo la necessità di tutelare tutte quelle persone che ad oggi si prendono cura dei propri familiari, dei propri vicini, della persona con disabilità, per non limitarci appunto a dire solo familiare, e che ad oggi non hanno né copertura previdenziale né copertura nel caso di malattie e di infortunio. Ritengo che il caregiver abbia diritto anche ad avere una settimana di influenza senza doversi preoccupare della sopravvivenza del proprio caro con disabilità. Presidente, voglio dimostrare la buona volontà. Voteremo a favore della risoluzione del Partito Democratico, anche se, tornando al discorso dei principi di prima, insomma, ci ripetiamo sempre gli stessi buoni propositi, ma di buone intenzioni è lastricato l'inferno, e qui non vedo dei nuovi diritti esigibili che secondo noi sono fondamentali, perché non è accettabile, lo ripeto, che una persona rinunci al proprio lavoro senza alcuna tutela, senza alcun diritto garantito. E se una persona rinuncia al proprio lavoro è perché evidentemente comunque da parte del pubblico ci sono delle lacune. Questo è il concetto fondamentale. Il Presidente Zoffoli è stato disponibile ad approfondire gli argomenti. Già questo era un atto, comunque, Presidente, mi dispiace che venga svilita l'importanza delle risoluzioni, perché ricordo che questa Assemblea è quella che deve dare l'indirizzo politico all'esecutivo, che è la Giunta. Non aspettiamoci sempre che la Giunta dica cosa deve votare l'Assemblea, cortesemente. Ricordiamoci qualche lezione di educazione civica che si fa in prima media, o almeno si faceva in prima media.
Comunque voteremo a favore di questa risoluzione e l'invito generale è quello un po' di uscire dalle conferenze, dai tavoli di lavoro, dalle assemblee, dai consigli e magari anche a sconfinare rispetto alla propria circoscrizione elettorale ed andare a parlare un po' con i cittadini e direttamente con le famiglie delle persone non autosufficienti. Vi garantisco che la realtà non è così edulcorata come l'avete rappresentata voi.